Buongiorno a tutti. Dani, buongiorno. Dove siamo oggi? A Torino. E cosa facciamo a Torino in questa meravigliosa città piemontese? Andiamo a trovare un amico, Cosimo Massaro. Quindi andiamo un'altra stellina, la numero 30, trentesima stellina di Zainzi. Esatto, adesso stiamo salendo per la salita di Pino Torinese. Quindi ma no, come siamo tutti oggi, tutti vestiti bene. Siamo vestiti eleganti. Siamo cambiati proprio, siamo evoluti. Cosimo ha un suo stile. Quindi noi dobbiamo comporre capito? Quindi oggi siamo molto seri e niente, andiamo verso Superga per andare a incontrare Cosimo Massaro. A dopo. Cioè, oggi Dani sei veramente vips oggi. No, sto uscendo da PT Moda effettivamente. Ah, sei andato a fare la sfilata stamattina. Cosimo. Ma guarda che roba, guardalo come è tutto tirato. Da questo punto di vista, quando hai gli strumenti per capire come si muove il sistema, allora lì non ti lasci fottere, chiaro. Ecco perché dobbiamo preparare le nuove comunità a questo, cioè dobbiamo prepararle ad avere gli anticorpi, a riconoscere i traditori. Quindi le cose opera al di là delle persone, nel senso a volte può operare da una parte, a volte può operare dall'altra. Siamo nella Basilica di Superga e tra poco faremo un'intervista a Cosimo Massaro, che è tutto lì con questo occhiale che vi saluta insieme a Dani. Fra poco ci siamo, attendete adesso. Da Salento a Torino. A Torino. E nella zona più alta di Torino. Spettacolo. Buongiorno Dani. Buongiorno. Hai visto che abbiamo caricato in macchina Cosimo? Siamo venuti qua a Superga, la Basilica di Superga, che per i più è famosa per quel brutto incidente che successe, non mi ricordo l'anno, faccio l'ignorante, quando l'aereo del Torino si schiantò dietro la Basilica e morirono tutti i giocatori. Quindi siamo in un posto mistico. E con chi siamo? Siamo con Cosimo? Con una persona, Massaro. Grazie di cuore. Sono contento perché abbiamo fatto una chiacchierata in macchina e ci hai detto un sacco di cose interessanti. Allora, Cosimo, tu sei uno scrittore, stai girando l'Italia per portare questa luce che tu possiedi al tuo interno. Quindi raccontaci un po' la situazione attuale, com'è la situazione adesso in questo momento in questa nazione, secondo te? Raccontami un po' come raccontavi prima. Vabbè, ci stanno tantissime cose da raccontare, però una cosa che deve passare come messaggio immediato: non perdete mai le speranze, abbiate fede e fiducia, perché pur essendo il periodo più brutto che stiamo passando nella nostra vita, per quanto mi riguarda e per quanto vedo in giro per l'Italia, è il periodo più bello della nostra vita. Sto trovando gente fantastica, gente risvegliata. Io dico, siate sereni perché abbiamo già vinto la nostra battaglia, perché stiamo combattendo dal lato giusto della storia. Ma tu ti immagini se fossi stato dall'altro lato, lobotomizzato, piegato, aver creduto a tutto ciò che ti dicevano. Quindi già questo vi deve dare una carica enorme per far capire la bellezza anche del periodo che stiamo vivendo e l'umanità che stiamo ritrovando in giro. Ci stiamo riconoscendo tutti, stiamo vibrando tutti alla stessa frequenza. Questo è un bel messaggio, quindi tu sei uno di quelli che dice bisogna essere positivi, perché in realtà stiamo cambiando in meglio. Ma assolutamente. Non in peggio come fanno. Allora, non c'è mai una nascita se non attraverso un travaglio. Benissimo. Cioè la sofferenza serve a farci evolvere. Ai miei allievi, anche dei arti marziali, dico, tu vuoi vincere, devi soffrire. Devi soffrire nel senso, chi ha la capacità di fare l'ultima flessione, l'ultimo allenamento, chi ha capacità di spostare la soglia del dolore, sale sul ring e ha più possibilità di vincere, chiaro? Cos'è che hai insegnato anche? Beh, ho insegnato per tanti anni arti marziali da ring, no? Quindi kickboxing, full contact. Sembra un po'. Sono stato un agonista pure. Però per dire, quindi questo concetto è fondamentale, perché veramente questo è un periodo epocale e apocalittico. Apocalittico non è una brutta parola, significa svelamento. Cioè tutte le maschere stanno cadendo, sia dei potenti che delle persone vicino a noi. Cioè amicizie magari di una vita, vero, separati, sì. Genitori magari o fratelli, amici, cioè, c'è un periodo di separazione. E se vogliamo, questo periodo che ci ha portato a questo ci deve far capire
che ci porta a un grande risveglio se rimaniamo nelle frequenze alte, nella positività, e allora realmente possiamo passare questo portale, tra virgolette, che stiamo vivendo verso un'evoluzione. Ma anche chi sta combattendo da questo lato, se combatte con la rabbia, incazzato, odiando tutto, o nelle energie basse, perché l'odio è una frequenza molto bassa che ti porta verso giù. Quindi tu non vai verso il portale, verso la luce, ma vai verso il basso. Quindi dobbiamo stare attenti anche a tutti coloro, un messaggio che lancio a tutti coloro che combattono dal nostro lato. Ho capito. Dobbiamo combattere con grinta, con forza, e non significa essere deboli, ma senza provare odio verso l'avversario. Importante questo, Dario. Importante. Perché aggiungere anche uniti. Assolutamente, perché non ci può essere libertà senza unione. Però purtroppo questa unione la dobbiamo vivere in complementarietà. Perché noi, vedi, tante volte si riportano quei discorsi sul dualismo. No, il mondo duale è negativo, è sbagliato. E ci dicono che siamo un tutt'uno. Questo è il pensiero anche del monismo filosofico e del pensiero unico dominante. È chiaro, che ti porta tutto verso l'uno. La bellezza della terra e di tutto il creato è la diversità. Esatto. Quindi, il dualismo esiste, tutto il creato è dualistico. C'è luce e oscurità, bene, male, principio femminile, principio maschile. Anche la cultura gender va verso il monismo filosofico e verso l'uno. È chiaro? Quindi non è il problema del dualismo. Noi anime incarnate in questo corpo dobbiamo vivere il dualismo non con la divisione del concetto divisivo del diavolo. Diavolo significa appunto dividere, o il concetto anche vecchio romano, divide ed impera. Ma il dualismo invece lo possiamo vivere in complementarietà, in unione. Nel momento lo si vive in unione, io riconosco le tue peculiarità, tu sei bravissimo a fare tutto quello che fai, ti sei unito a me e magari sono bravo a fare un'altra cosa, ci riconosciamo, ci completiamo, e nell'unione degli opposti si trova l'unicità che ti porta verso l'alto. Cosimo, una domanda che non so, secondo me non ti ha mai fatto nessuno. Cosa ne pensi della morte? Ma io... che cos'è la morte secondo te? La morte non esiste. Il più grande guerriero è quello che ha sconfitto la paura della morte. E anche per dire, un cristiano vero ha sconfitto la paura della morte. Perché sa che la morte non esiste. La morte è un trascendere, semplicemente un trapasso da andare da una parte all'altra, perché l'anima è immortale. Quando ogni anima consapevolizza della sua immortalità, niente gli farà più paura. Nessuno avrà la potere. Paura della morte è quella che ha fatto in modo che tantissime persone facessero la puntura, tantissime persone portano la mascherina, tantissime persone gli ha stravolto la paura, è quella che ha cambiato il paradigma mondiale. Assolutamente. Cioè, tutto si basa sulla paura della morte. Assolutamente tutto. Sì, perché questi signori, conoscendo queste tematiche, ingegneria sociale, come lavorano le frequenze, le basse frequenze, hanno trasportato attraverso quei televisori, giornali, mainstream, hanno lavorato sulle basse frequenze, la paura della morte. Chi stava dall'altra parte, che siamo noi i co-creatori anche della realtà che viviamo, ho detto una parola, co-creatori, non ho detto creatori, perché il creatore è l'uno, è lui. Noi siamo co-creatori, sanno che attraverso la nostra energia riescono a generare il mondo che vogliono loro. Hanno generato questo mondo al negativo, la gente l'ha subito e l'ha manifestato all'esterno attraverso il consenso. E sono caduti. Perché sono caduti tutti? Perché non hanno avuto quel collegamento verso il trascendente che già avevano tagliato. Verso lo spirituale, sì. Dove pensi che stiamo andando in questo momento, secondo te, visto la guerra in Ucraina, visto tutte queste situazioni, la terza, la quarta, la quinta dose, eccetera, eccetera. Dove stiamo andando, secondo Cosimo, in questo momento? Ti faccio un discorso... Futuro, però, se tu fossi un veggente invece di un grande scrittore... Un visionario. Ho scritto già di un articolo sui visionari molto particolari, perché sono, come dire, presi per pazzi molto spesso, ma perché riescono a vedere le cose. Sì. Ma io ho scritto anche di moneta, grazie al professor Auriti, a cui io mi rifaccio, abbiamo anticipato cose. Io di 20 anni, il professor Auriti di 50 anni. Immagina tu, un profeta lui. Sei un visionario, lui un profeta. Ti faccio un'analisi ora di ciò che sta accadendo ora nella geopolitica attuale, però facendo un piccolo passo indietro, quindi vorrei fare quello che abbiamo discusso prima in macchina magari. Sì, veniamo a Trump, cioè, esatto. molto,
però capitemi, partiamo da lì. È molto breve, perché sì, sennò, certo, se io, sennò io che parlo di nuovo ordine mondiale nel mio libro e ti parlo oppure di moneta debito e parlo dal Vecchio Testamento, parto. Cioè, come si chiama quel libro, il tuo ultimo libro? Allora, no, l'ultimo libro è con la prefazione di Fusaro, è Scontro Globale, la battaglia terrena e la battaglia spirituale. Ok. Il libro precedente, che racchiude i miei tre saggi, Usurocrazia svelata, con la prefazione del professor Meluzzi. Usurocrazia, termine preso in prestito dal sommo poeta Ezra Pound, che aveva capito che il problema era nei creatori del denaro dal nulla, della moneta debito. E del debito. E del debito, soprattutto. Poi ho incominciato con due romanzi. Io, il primo libro, scritto 15 anni fa, La moneta di Satana. Un romanzo. Sei sempre stato sull'argomento già. Sì, 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 molto già, prima che tutti. Molto prima. 10 anni prima del Covid. E poi la prosecuzione di La moneta di Satana è stata la caduta dell'ultimo impero, cioè che era in pratica l'ultimo impero era quello che stava accadendo, cioè quello che sta dominando della moneta debito, la caduta dell'ultimo impero. L'avevo anticipato perché lì ho portato la battaglia spirituale. L'ho anticipato di 10 anni. Quindi uno Meluzzi, uno Fusaro, due grandissimi personaggi risvegliati che stanno portando un sacco di luce in questo. Allora, e invece, tornando al discorso di prima, quindi tu sei visionario, cioè questa visione che hai. Allora, per fare quel discorso di geopolitica, sì, ripeto, molto breve, perché sennò bisognerebbe fare, partendo da Trump, è stato un incidente di percorso, è stato, no? Cioè, la designata per andare al governo degli Stati Uniti d'America era Hillary Clinton, mi piace chiamarla la, sì, guerra fondaia. Hillary, sì. Tant'è che Trump è uscito anche contro il volere degli stessi repubblicani, è uscito. È stata una sorpresa. È stata una sorpresa, no? Non era preposto per quello. Ma perché è stato il risultato comunque di un movimento patriottico che già stava e fomentava, cioè e si alimentava da anni e anni nel mondo, voglio dire, certo, degli Stati Uniti, no? Da questo punto di vista, quando è arrivato Trump, ai signori del nuovo ordine mondiale, ai signori di Davos, come dire, ha fatto perdere 4 anni di tempo. Che cosa è accaduto? Perché loro seguono molto la numerologia, seguono. Nel momento in cui dovevano arrivare a quelle date del 2025, del 2030, che sono state stabilite da anni, sono partiti col discorso pandemico, guerra batteriologica, virologica, che era già stava nei loro programmi, con 4 anni di ritardo. Quindi hanno dovuto accelerare tutto. Hanno dovuto accelerare tutto nei 2 anni di tempo e non hanno potuto rispettare le regole dell'ingegneria sociale, cioè quella finestra di Overton oppure la rana bollita di Chomsky, dove tu devi portare dei cambiamenti lenti, graduali nel tempo. Hanno accelerato e questo gli ha portato disagio, cioè a commettere errori uno dietro l'altro, a cercare di recuperare. E non avendo quella gradualità ha risvegliato molte anime, molte coscienze. Ecco, e questo la gente si è accorta di questa accelerazione troppo forte e questo è stato un problema a fondo. Per loro sì, perché in effetti, come dire, il diavolo fa sempre le pentole ma fa mai coperchi. Cioè qualche cosa gli viene storta sempre. Quindi non perdiamo mai la fiducia, perché non è che possono essere progettare tutto, ma non hanno mai la dimensione animica spirituale loro, dove l'imprevedibilità dell'anima o del miracolo, chiaro. È chiaro, loro non ce l'hanno questa dimensione. E da questo punto di vista, quindi, che cosa è accaduto? Che molta gente si è risvegliata. Per dire, i campi FEMA, io ho scritto pure un articolo sui campi FEMA, erano stati predisposti perché centinaia di migliaia di persone, ma non per milioni. Quando si sono trovati 8, 10, 12 milioni di persone risvegliate che non sono cadute nell'inganno, hanno detto questo è un grave problema, ma che facciamo? Dove le mettiamo 8 milioni di persone? Questa è una cosa, certo, che aveva impaurito molta gente, i campi FEMA. Diciamo, ma chi sono destinati? Quante domande sono state fatte su questa cosa qua? Ma perché poi rifacevano, riportavano quel discorso che già c'era in Cina, certo, dei campi di rieducazione. Esatto. Perché lì in Cina è stato fatto il primo esperimento, cioè proprio palese, del nuovo ordine mondiale sociale. Certo. Il controllo totale. Ma perché? Ecco, perché? E quello che sta succedendo adesso in Cina, secondo te, verrà riportato nei mesi futuri anche da noi, in Europa, nel mondo occidentale, o è solo un fatto a sé stante? Quello che ti riferisci è quello che sta accadendo a Shanghai. Allora, io mi auguro che non accada, però nel momento in cui dovesse accadere, ragazzi, prepariamoci, è chiaro? Perché io non mi farò venire a prendere, che sia chiaro. Quindi dobbiamo fare veramente comunità.
se è il caso. Ma tu non credi che l'italiano sia un po' nel suo essere, nel suo modo di essere, un po' caotico, quindi è difficile tenere l'italiano imbrigliato? No, no, su questo visto... no, perché ci siamo accorti, come ho detto prima, con la paura sono riusciti a piegarli, esatto, è chiaro, esatto. Buona parte della gente, quindi non soffermiamoci su quello, esatto. Perché cioè, storicamente, in pratica, hanno fatto un taglio delle nostre radici storico-culturali, certo. Ci hanno depotenziato spiritualmente come popolo, certo. Chiaro? E anche all'interno dello stesso popolo, tu che giri tanto, soprattutto qui in Italia, noti delle differenze fra il nord e il sud, i comportamenti no, delle persone? Oramai no, è un mondo che non è più diviso tra destra, sinistra, nord e sud, è spaccato tra una società da un lato e una società dall'altro, e trovi gente fantastica sia a nord che a sud, quindi non esiste più. E come dire, come disse Gesù Cristo, sono venuto a portare la spada, a dividere i genitori dai figli, i parenti dagli amici, cioè... C'è una vera e propria spaccatura della società, la raccolta, come si dice, dell'erba buona e dell'erba cattiva, se vogliamo. Allora la domanda è più difficile, questa è difficile, caro Cosimo, caro amico mio, questa è difficile. Vai. Chi c'è dietro tutto questo? Allora, qua dovremmo... Siamo due giorni, però nomi e cognomi, se partiamo nella battaglia, rimaniamo nella battaglia spirituale, quelle poche famiglie sono sempre loro a livello, certo, materiale. Se sono sette, quelle là. E se tu vai a vedere nelle azioni delle multinazionali, delle banche, oppure proprietari delle banche centrali, poi, cioè sì. Tu vai a fare gli incroci degli azionisti e sono sempre loro. Poi i due fondi di investimento più grossi sono Vanguard e BlackRock, cioè tutto lì porta, e loro poi sono i problemi. Si sono nascosti dietro i fantasmi giuridici, dietro le società per azioni, dietro quello, però sono loro. Sono. Però a parer mio, perché io vedo la battaglia da un punto di vista spirituale, da quel lato abbiamo il lato scuro, chiamiamolo così. Lo possiamo vedere in vari modi, cioè nella cultura cattolica queste persone sono vendute l'anima al diavolo. Non hanno più un'anima, sono involucri vuoti, te ne accorgi dagli occhi. Chiaro. E però la possiamo vedere anche dal punto di vista, che ne so, dello sciamanesimo. Sono stato 10 anni vicino allo sciamanesimo perché mi piaceva per alcuni punti di vista. Ci stanno le entità negative, che i voladores, che si impadroniscono della mente. La nostra mente non è la nostra mente, ma è la loro mente. Certo. Cioè, quindi cambiano i nomi, cambiano i termini, ma come dire, è un elemento negativo, spiritualmente parlando, che domina... Queste famiglie, no? Arriverà qualcuno a darci una mano o le prendiamo? Adesso allora, sono 3 anni che prendiamo schiaffi da tutte sì, le parti. Ci stanno due punti di vista. Uno che si dice la predestinazione. Il volere di Dio c'è. E noi comunque siamo... molto del dramma è accaduto, perché ne parlo in Scontro Globale, però dovrei fare un discorso filosofico molto lungo. Noi c'è stata una divisione tra il concetto di libero arbitrio che avevamo noi, che nasce addirittura anche prima di Cristo, dalla nascita della filosofia, no? Noi la prima volta che si è salvato l'Occidente si è salvato con i 300 alle Termopili, con Leonida e poi con la battaglia di Salamina, cioè dove abbiamo fermato un pensiero che era molto più meno indipendente, che veniva dall'Oriente, e invece con la filosofia greca il pensiero libero, l'uomo libero, il libero pensiero, no? E lì si è salvato. Poi voglio dire, c'è stata, come dire, noi siamo figli della filosofia greca, del diritto romano, e di 2000 anni di valori cristiani, di cui San Tommaso d'Aquino ha fatto sintesi poi, chiaro? Okay. E abbiamo sviluppato un forte libero arbitrio, però c'è stato con la rivoluzione anglicana, col pensiero di Lutero e Calvino, è stato predominante il pensiero della predestinazione, cioè tutto ciò che accade sulla terra è volere di Dio. Da lì è stato un disastro, perché il capitalismo anglosassone, la moneta debito nasce tutto lì. Chiaro. 1694, la moneta debito. 1694. Molti non sanno cosa vuol dire. Nasce con la Banca d'Inghilterra, 1694. Che molti non sanno cosa e quindi tutto un pensiero del nord Europa che arriva poi sfocia nel transumanesimo e nel postumanesimo, cioè sono tutti fili conduttori unici. Tutto collegato. Ripeto, non posso farlo oggi qui, però sto dando degli input. Dato ecco perché stanno attaccando notevolmente quel pensiero greco-romano cristiano che ha origine al mondo mediterraneo. Pensiero chiaro libero. Chiaro. E da questo punto di vista, quindi, la situazione dobbiamo comprenderla ad ampio raggio.
E come evolverà soprattutto l'economia? Perché l'Italia, tu sai che secondo te è un'economia creata da tante piccole partite IVA, piccola e media impresa. Finirà tutto in mano alle multinazionali, ai fondi di investimento? O possiamo tutto. Ancora sperare? Allora, i piani loro, ad esempio, noi abbiamo Draghi non eletto da nessuno, che fa parte pure del club dei 30, i 30 più potenti banchieri del mondo. Tra i punti programmatici dell'ultimo incontro che hanno fatto c'era la distruzione creativa di tutta la piccola e media impresa italiana. Distruzione creativa, già dice tanto. Bravo. Creativa. Certo. E lui sta portando avanti i suoi piani. Questo progetto. Questo progetto di Davos, dell'elite. E per dire, anche l'attacco a Putin, cioè chiudendo il circuito SWIFT, non è un attacco a Putin, è un attacco all'Occidente e all'Italia in particolar modo. Un autogol. Ma non è manco un autogol, segue un progetto. Segue un progetto, è chiaro. Però, come dire, quel progetto di Davos, del globalismo, lì purtroppo ha subito delle interruzioni tramite Putin. Qui però stanno andando verso quella direzione. Quindi ragazzi, stiamoci attenti. Difendiamoci in qualche modo, ritorniamo alle comunità, ritorniamo a, per dire, cose banalissime. Non andate a spendere i soldi con il pago bancomat, con le carte di credito, andate a comprare dai contadini, investite in oro se potete, magari vi tutelate un po', cercate di capire come tutelarvi magari quel risparmio, però alla fine poi si tutelerà come? Con l'umanità, perché se loro vanno avanti con questo progetto ci dobbiamo tutelare in qualche modo. Certo. L'italiano se l'hai sempre cavata, comunque, come tu sai, no? Cosa consiglieresti comunque agli italiani in questo momento per i propri risparmi, per la propria casa, il lavoro, la libertà? Allora, per il risparmio ho detto, io l'unica cosa che mi sento di consigliare è l'investimento in oro fisico. Fisico, quindi lingotti per dire. Sì, ma perché lo stanno acquistando tutti. Ah, ti dico un'altra cosa, perché il crollo per me sarà in automatico. Sì. Cioè tu immagina che tutte le multinazionali oggi occidentali stanno crollando tutte. Il dollaro perché crollerà? Sì. Perché fondamentalmente è una moneta fiat, cioè che non ha nessuna riserva. Ok? Dalla fine degli accordi di Bretton Woods, 1971, 15 agosto. Quindi, da quel momento è stata, moneta è fiat e carta straccia. Ok. Però Auriti ci ha insegnato che non servirebbe manco l'oro, ma lì dovrei spiegare tante cose, servirebbe un'altra intervista poi. Faremo poi una diretta, stasera lo sta di fatto che ora Putin il rublo lo sta ancorando all'oro, al petrolio e a tutto ciò che ha come beni reali. Okay. Il rublo sta salendo alle stelle. Certo. È normale che il dollaro prenderà una scoppolata, come però, si dice. Però i telegiornali non ce lo stanno dicendo. No, ma mica ve le diranno queste cose, okay. Perché evitano di far per dire la corsa agli sportelli, perché poi... Chiaro. Allora, e poi per giunta l'euro che è collegato al dollaro, l'oro ma è più debole. È più debole. E il dollaro sta mantenendo ancora in piedi in parte perché è collegato al petrol dollaro. Chiaro. Ma non tutti oramai vogliono comprare, possono comprare anche il petrolio per dire con i rubli o con lo yen cinese oppure con altre. Si sta andando verso un multipolarismo monetario. Chiaro. E questa cosa secondo me aiuterà molto. Basta farà incazzare gli americani. Ma ancora di più, ecco perché vogliono fomentare la guerra a più non posso. E questi lo faranno, lo faranno. Oppure ci può essere la soluzione che scenderanno a patti e riequilibreremo quel discorso luce-oscurità. E ricordatevi una cosa, l'universo si mantiene sempre sull'equilibrio. Quindi nel momento in cui una forza ha preso più il potere, siatene certi, ci sarà un riequilibrio. Dopo la notte più scura uscirà sempre l'alba più bella. Quindi matematica. Io vorrei chiudere questa intervista con due cose. La prima cosa, quindi secondo te è possibile uno scontro nucleare o è impossibile? Allora, io non escludo nulla, perché questi sono dei pazzi scatenati. Dall'altra parte Putin svolge un ruolo, se vogliamo, anche di catecon, nel senso che potrebbe essere anche quello che schiaccia per primo, magari. Okay? Perché lui l'ha detto chiaro, ha detto state attenti cosa dovete fare, perché la nostra risposta sarà rapida e veloce. Putin sta facendo una battaglia che non solo, voglio dire, economico, monetario o di interesse, come vogliono far passare loro per le risorse. No, è una battaglia, se vogliamo, spirituale. Lo spirito dei popoli, del mondo della tradizione, contro lo spirito luciferino che sta governando il mondo, che vuol portare un mondo transumanista e postumanista. Postumanista era dopo l'uomo, significa postumano, dopo l'uomo, perché la creazione, per come è stata creata, non gli va bene a questi. Chiaro. Vogliono ingegnerizzarlo, vogliono amplificarlo, vogliono controllo, collegarlo da remoto magari, chiaro? Certo. Vogliono creare quella coscienza collettiva dove chi manda l'ordine immediatamente tutti lo...
quindi bisogna, è chiaro, ecco la lotta che sta, fare molto attenzione. Molto, è un momento molto, molto particolare, ragazzi. Ecco perché vedi, lui è affiancato da Kirill. Ma vi ricordo un'altra cosa, eh? Patria del comunismo ateo, la Russia, patria del comunismo, ateo. Comunismo ateo. Ateo è diventata la religione cristiana ortodossa, religione di Stato. E uno dei suoi più grossi filosofi di punta che lo sostiene è Dugin, mondo della tradizione, mondo greco-romano, cristiano. E quindi e lui sta portando avanti una battaglia da questo punto di vista, non solo di potere. Lo vedete come è fermo, è centrato. Sì. Ne quindi, vedremo veramente sicuro, delle belle cose. Quindi dico anche a tutti coloro, dico, ah, ma Putin fa parte del gioco, ma quello pure fa parte del gioco. Ecco. Non cadete in questo oscurantismo, perché vedrete solo nero. Il male e il bene sono principi che stanno al di sopra delle persone e a volte operano nei cuori di uno o a volte nei cuori dell'altro. Quindi non per partito preso dobbiamo prendere le cose. Io quando dico, ad esempio, Abraham Lincoln, lungi da me dall'essere a favore dei massoni, era un massone, come tutti i presidenti, emise il Greenback, una moneta libera da debito, te l'hanno ammazzato. Subito. Come hanno ammazzato Kennedy, anche lui massone, per l'ordine esecutivo 11.110. E come ti hanno ammazzato per dire Moro? Chi tocca la moneta? Ecco perché dobbiamo fare diffusione sulla questione monetaria. È fondamentale perché è lo strumento prioritario che detiene il male, il Dio Mammona, che diceva Gesù Cristo, il denaro, attraverso quello sterco del demonio riescono a comandare tutto e tutti, a mettere uomini chiave in ogni piramide del potere. Molto molto interessante. Interessantissimo. Quindi guarda, ti strappo una promessa qua proprio davanti a tutto il pubblico, una diretta sulla mia pagina, poi appena avrai un attimo di tempo facciamo una diretta che spiegherà in un'ora e mezza, che così abbiamo più tempo per queste cose. Assolutamente, sarà un piacere. Magari mettiamo anche Borgognone. Ci hai rubato le parole di bocca, perché con Paolo lo vediamo bene così. Sì, siamo due personaggi. È un amicone, Paolo, siamo stati ora due giorni assieme ad Asti. Io credo che sono le persone come lui e sono il futuro di questo mondo libero, dove ognuno di noi potrà esprimere il proprio pensiero, anche se in questo momento non sembra, ma io credo che stiamo andando in quella direzione. Assolutamente. Quindi, ecco perché stiamo portando queste stelline, questi personaggi che portano luce nelle anime delle persone, perché sono stupido di sentire sempre i giornali tutto triste, tutto... Guarda, mi hai detto una cosa bellissima e voglio approfondire un attimo e poi andiamo in conclusione sicuramente, perché allora, uno, prima bella, non aspettiamo la luce in fondo al tunnel, tu la luce che illumina al tunnel. Ah, bella questa. Perché siamo luce noi, ok? Basta una sola luce che ti illumina, una candela accesa ti illumina una stanza buia. Quindi è fondamentale capire questo messaggio e dico anche a tutti voi che ascoltate tutti i giorni tante notizie negative, non cadete nell'informazione bulimica del negativo, ascoltatene al limite una negativa, analizzatele 10 positive, perché sennò vi farete del male. Certo. In automatico quel male vi penetra dentro, lo stato d'ansia, la paura, non ce la potremo fare, abbiamo perso, avete alimentato il male. Loro. Bellissimo. Io direi che con questa cosa qua chiudiamo tutto. Grazie Cosimo. Un bel messaggio all'inizio e uno bellissimo alla fine. Sì, grazie di cuore a voi. Grazie. Una meravigliosa intervista, grazie Cosimo. Grazie, ci vediamo presto in diretta. Ciao ragazzi. Ciao.